del solito Van den Berg, un gol di Hansen, un'autorete di Hart, mentre per gli inglesi hanno segnato Wallace e Gunn. Sono presenti 105.000 spettatori, c'è una serata calda ma umida, il terreno è in condizioni ancora non perfette, chiaramente per la pioggia caduta il giorno prima, il diluvio, non la pioggia, e comunque eccovi le formazioni annunciate. In porta per il Borussia Dortmund Immel, terzini Über e Koch, Rosman difensore centrale assieme a Luz, a centrocampo Zoltenhagen Waltz e Raducanu, in attacco Klose e Chiesa. Il Barcellona oppone Urruti, Sanchez e Migueli, Julio Alberto, Esteban, Schuster e Victor in centrocampo, Alessanco libero, in attacco Carrasco, Maradona e Marcos, mentre in panchina ci sono Chini, Urbano, Angeli e il secondo portiere Artola. Dirige l'incontro il signor Franco Martinez Angel, davanti, come vi ho detto, a 105.000 spettatori in una serata di grande entusiasmo da parte dei fans del Barcellona, attirati sempre più dalle imprese di Armando Maradona. E mi diceva Fabio Capello, che è qui con me, che Armando Maradona lo ha veramente impressionato nella prima partita che gli abbiamo trasmesso mercoledì. Un campo veramente impossibile, come abbiamo potuto vedere. Maradona ci ha deliziato con dei palleggi, con delle giocate veramente strepitose. Aveva capito che il terreno non permetteva di giocare la palla a rasoterra, perché questa si sarebbe fermata tra le pozzanghere e nel fango. Ogni volta che era in possesso di palla cercava di alzarla, non aveva problemi, la sua tecnica calcistica è davvero notevole, e quindi è riuscito a farci vedere delle giocate che solo raramente si possono ammirare nei campi da calcio. Ha confermato ancora una volta di essere il numero uno nel mondo, e il gol è stata la conferma di una serata veramente strepitosa, di una prestazione al di sopra di qualsiasi presupposto. Il Borussia, che nella semifinale ha battuto l'Anderlecht, è andato in gol tre volte con il terzino Huber, che vedremo anche stasera, con Raducanu, un bulgaro che fa parte della squadra tedesca, e con Klotz, che è il centravanti, mentre per l'Anderlecht ha segnato il solito Van den Berg, che diventa il capocannoniere del torneo finora, avendo segnato ben 4 gol in 2 partite. Ecco, stiamo per partire. Alla vostra destra, alla destra del vostro teleschermo, il Barcellona, la tradizionale maglia granata e blu, alla sinistra il Borussia di Dortmund, che gioca nella tradizionale divisa calzoncini neri e maglia gialla. È in azione Maradona, che viene attaccato da Tenhagen, poi c'è un recupero a centrocampo del bulgaro Raducanu, un giocatore che ha avuto un periodo molto travagliato, perché voleva rimanere a giocare in Germania, aveva dei problemi con il suo paese, poi alla fine i dirigenti del club tedesco sono riusciti a risolvere tutte le pratiche burocratiche necessarie e Raducanu è stato accontentato, è rimasto a giocare in Germania, dove si trova evidentemente molto bene. Ecco in azione ora Schuster, il tedesco della formazione catalana. C'è un intervento della difesa del Borussia, ma un recupero da parte di Carrasco. Il servizio è per Esteban, che va al tiro ma mette alto sopra la traversa. È il primo tiro della partita e avviene dopo 50 secondi di gioco. Ecco il portiere Immel, Eiker Immel, 22enne portiere del Borussia, ha giocato 4 volte in nazionale, ha scambiato con Lose, poi c'è un'azione sulla destra di Maradona, attaccato da Koch. Maradona lo salta, dribbling, poi c'è il sandwich su di lui e il recupero del portiere. Vediamo però se il signor Martinez interviene, infatti così è stata fallosa l'entrata dei due difensori su Maradona. Abbiamo visto il guizzo di Maradona sulla destra, è stato un calcio d'angolo, un intervento, adesso Maradona si accinge a batterlo. Vorrei far notare ai telespettatori la capacità e la rapidità con cui Maradona si blocca quando è in possesso di palla. Si ferma di colpo e riparte improvvisamente cambiando direzione e con la palla sempre attaccata nei piedi. Il Borussia ha ceduto quest'anno due giocatori molto importanti della sua squadra, che sono Burgs Müller, il biondo centravanti che 2 anni fa contese il titolo di capocannoniere a Rubesch nel campionato tedesco, è stato venduto al Norimberga, dati i suoi 34 anni ormai, e così anche il cecoslovacco Votava, che è stato venduto all'Atletico di Madrid.
I nuovi acquisti sono Raic, che questa sera però non gioca, è una punta, che nella prima giornata del campionato tedesco ha segnato 2 gol. Poi abbiamo Stork, che dovrebbe entrare nella ripresa, e anche Bitscher, un attaccante dallo Schalke 04. Sono stati venduti pure altri 2 uomini del centrocampo, che sono Eglin e Abramčík, che hanno ricevuto la lista gratuita, ormai erano sul finire della carriera. Un'azione di Lose che ferma l'attacco madrileno, che poi riprende con le 2 ali Carrasco e Marcos. Maradona si impossessa della palla, va al tiro, palla però telefonata fra le braccia di Immelmann. Molto buona l'azione di Marcos, la palla ha raggiunto Maradona, avete visto con che rapidità si è girato e ha calciato in porta di pieno collo. Tutta la fortuna del portiere che la palla sia finita addosso, perché era una palla non facile da controllare se questa fosse finita nell'angolino. Abbiamo visto che il terreno, come diceva Colombo, non è in perfette condizioni, purtroppo nella serata precedente si è giocato sotto un diluvio vero e proprio, e questo metterà in qualche occasione sicuramente in difficoltà i giocatori, soprattutto quando dovranno passare la palla con dei lanci lunghi nella zona centrale del campo. Avete visto un colpo di testa intanto di Keser, che era però in posizione di fuorigioco. E ora è il Barcellona che va in avanti con Esteban, fermato da Zorc, un giovane ventenne schierato quest'anno dall'allenatore Uli Maslow come titolare della formazione del Borussia. C'è un'azione intanto sulla sinistra da parte, e un gran tiro da parte di Tegenhagen, se non vado errato, e c'è la parata di Urruti in calcio d'angolo. Il Borussia risponde al quarto minuto con questa azione. Ho visto con quale rapidità si è sganciato Tegenhagen sulla sinistra, ha chiesto lo scambio, l'ha ottenuto, aveva sicuramente cercato il cross, ma la palla era finita in porta, è stato bravo Urruti a rispondere al tentativo di tiro così sbagliato che aveva effettuato Tegenhagen. Buona la parata del portiere del Barcellona. Scatta intanto Marcos, cambia gioco dalla parte opposta per Maradona, che viene fermato da Rusman. Lo scambio è con Klotz, il centravanti, viene in avanti Rusman, appoggia Raducanu, tenta il dribbling su Migueli che lo ferma, recupero di Victor, il lancio per Carrasco. Siamo al quinto minuto del primo tempo, 0-0 fra Barcellona e Borussia Dortmund nella finale del torneo Johan Gamper, giunto alla sua 18ª edizione, partita che si gioca al Nou Camp di Barcellona davanti a 105.000 spettatori. C'è un calcio di punizione concesso in favore del Barcellona, sulla palla Esteban e Marcos, poi è Schuster che si incarica di battere, serve Esteban, il tocco è fermato da Tegenhagen, il recupero è di Miguel, l'apertura sulla destra per il capitano Sanchez, l'appoggio è verso Marcos, Carrasco, anzi Marcos e Maradona appostato al limite dell'area, e c'è l'intervento ancora del solito Rusman, un bestione di 1,85 m per 78 kg, 32 anni, 20 volte nazionale, uomo di esperienza e pilastro della difesa del Borussia. Abbiamo visto Maradona tentare lo scambio con Marcos, era uno scambio molto stretto, molto difficile, è stato bravo Rusman a chiudere lo spazio per Maradona, comunque non era perfetto il passaggio di ritorno di tacco da parte di Marcos a Maradona. Abbiamo visto nel frattempo che l'allenatore argentino del Barcellona, signor Menotti, ha confermato la squadra che ha giocato il primo tempo la partita di mercoledì, e quindi direi che si è presentato ancora in campo con le 2 punte Carrasco e Marcos, e Maradona centravanti arretrato, libero di muoversi su tutto l'arco dell'attacco. 2 punte molto rapide, molto insidiose, mentre ha lasciato a riposo per il primo tempo almeno Quini, che è un centravanti classico, un panther, un uomo d'area di rigore. In azione Julio Alberto, lo attacca Raducanu che con l'aiuto di Rusman lo ferma, Raducanu appoggia sulla destra per Keser, il ritorno di Julio Alberto, la palla in fallo laterale.
7 minuti di gioco nel primo tempo e mi pare che il Borussia dimostri di essere più in palla del Nottingham Forest che abbiamo visto mercoledì, anche perché il campionato tedesco è cominciato prima e quindi la condizione dei tedeschi sembra più rodata dal punto di vista fisico. C'è un fallo laterale, una rimessa in gioco di Alessanco che dà al portiere Urruti, da questi a Migheli. Migheli apre sulla destra per Carrasco, poi Sanchez, Schuster. Il tocco in avanti è per Marcos, l'apertura per Schuster, chiamato Esteban alla collaborazione, il lancio sulla sinistra, l'intervento da parte di Marcos, ma viene fischiato un fallo ai danni dell'attaccante del Barcellona da parte del terzino Huber che vedete inquadrato. Visto le proteste dei tedeschi, l'attaccante spagnolo si era aiutato con il braccio per fermare la palla, quindi il fallo doveva essere invertito. Schuster e Maradona sulla palla, mentre sono trascorsi 8 minuti nel primo tempo di questa finale del torneo Johan Camper. Sulla palla anche Marcos, nutrita la barriera tedesca. Vediamo chi si incaricherà del tiro mentre il signor Martinez fa arretrare la barriera. C'è la finta di Marcos, il tiro di Schuster con palla di interlopiede che lambisce la traversa. Molto bello il pallonetto di Schuster, ha colpito la palla ad effetto sopra la barriera, comunque mi ha dato l'impressione che il portiere Immel fosse piazzato bene, difatti si è tuffato, ma molto bene la palla è volata rapidamente verso la porta e ha sorvolato di poco la traversa. È stato bravo Schuster a calciare in questa maniera, comunque Immel, ripeto, era in posizione esatta per poter parare il tiro. Maradona in possesso di palla, lo affronta Tegenhagen. Maradona apre sulla destra dove ha postato Victor che scambia con Carrasco. Un tentativo da parte di Valls, e poi Migheli che rimedia servendo ancora Maradona. Maradona lancia Schuster, ancora Maradona attaccato da Raducanu e poi da Valls, Schuster. Se ne va il biondo tedesco scambiato con Maradona che con un colpo di tacco meraviglioso lo riserve, poi è Koch che chiude in calcio d'angolo. Bravo Schuster ancora una volta, è sceso sulla riga laterale, ha rubato il tempo all'avversario, poi ha cercato lo scambio con Maradona che aveva tornato il pallone di esterno sinistro molto bene, purtroppo il suo cross ha intercettato il corpo di un avversario. Un colpo di testa di Tegenhagen che libera su Maradona che si prestava a battere a rete, poi un recupero da parte di Marcos che semina un avversario davanti a Sei Huber, cerca di saltarlo, tocca al centro molto bene, manca Carrasco l'aggancio, strepitosa azione di Marcos che dimostra le sue qualità di ottimo giocatore anche in questa occasione. C'è ora la pronta replica del Borussia. Un giocatore molto agile questo Marcos, avete visto con quale rapidità, con quale fantasia attacca l'avversario quando è in possesso di palla e sono dolori per tutti gli avversari contrastarlo. È stato bravo soprattutto anche a capire che era il momento esatto di crossare e sfortuna per Carrasco non aver sfruttato bene questa occasione. Qui Maradona ha tentato un colpo in antologia di tacco su Carrasco, purtroppo non gli è venuto, il pubblico comunque ha capito e ha battuto le mani al suo idolo. E chiaramente il pubblico di Barcellona ormai conosce tutti i pregi e i difetti di Maradona e capisce ormai e conosce le intenzioni del fuoriclasse. Lose in possesso di palla, la appoggia a Zorc, il quale fa partire un lungo lancio sulla destra per l'attaccante Kaiser. Kaiser tenta un passaggio al centro, stoppatogli da Migheli e gli allunga la palla in calcio d'angolo. 31 anni Migheli, ma sempre una colonna della difesa. Stazza atletica notevole, 1,83 per 89 kg e ben 32 gettoni di presenza in nazionale, anche se ora il nuovo commissario tecnico Miguel Muñoz sembra averlo accantonato, preferendo i giocatori più giovani che stanno emergendo nel campionato spagnolo. Kaiser a battere il calcio d'angolo, una respinta da parte di Schuster, un appoggio sulla sinistra per Esteban. Il dialogo sulla destra con Sanchez che chiama alla collaborazione Carrasco.
ancora un dialogo Sanchez-Carrasco, poi Carrasco converge verso il centro, appoggia per Esteban che gli ritorna la palla, Carrasco apre per Schuster, appoggia il centro per Maradona che di petto cerca di restituire a Schuster, numero dei due fuori classe, poi Maradona tenta un recupero impossibile e la palla finisce fra le braccia di Immer. Numero eccezionale veramente, l'avevo visto fare solamente da Pelé in Messico, una cosa del genere, e Maradona riconferma quanto detto di lui e si dice in tutto il mondo. La palla gli è arrivata, ha anticipato l'avversario e di petto ha servito Schuster che se non fosse scivolato avrebbe potuto comodamente tirare in porta, veramente un numero che raramente si vede. Rusman intanto appoggia sulla sinistra dove ha postato Valz che cerca il dialogo con Klotz, c'è il recupero da parte di Esteban che dà indietro a Urruti che serve Julio Alberto, ecco il laterale della formazione catalana che viene davanti, un giocatore molto pulito che occupa uno spazio ben definito del campo ma è sempre un ottimo punto di riferimento, ha scambiato con Marcos, spostatosi ora la posizione di ala sinistra, Marcos e Carrasco sono le due ali ma si scambiano spesso la posizione, Schuster sbaglia il passaggio di ritorno e approfitta Zorc sul quale commette fallo, Marcos, punizione battuta dallo stesso Zorc per il portiere Immel. Sono trascorsi 13 minuti nel primo tempo, 0-0 fra Barcellona e Borussia Dortmund al finale del torneo John Camper che si gioca allo stadio Nou Camp di Barcellona e vorrei chiedere a Capello un primo giudizio sulla disposizione tattica delle squadre, ti sembra che siano rispettati i canoni tradizionali o che ci sia qualche invenzione da una parte o dall'altra? Da parte della Borussia Dortmund vediamo che la squadra si è piazzata in campo con un gioco a zona, infatti Maradona è libero di giocare, i tedeschi non si preoccupano di mettere un uomo a marcarlo e ad annullarlo, lo aspettano in zona e così tutta la difesa, anche a centrocampo c'è il marcamento a zona come ormai avviene in tutto il mondo, anche in Italia si gioca a zona, soprattutto nei quattro giocatori centrali, brutta questa entrata di Migueli. Gli spagnoli quando sono in difficoltà molto spesso effettuano queste entrate veramente molto brutte e pericolose soprattutto per l'incolumità degli avversari. Parlando del Borussia devo dire che si è impostato con due giocatori laterali di fascia e due punte che sono due punte centrali che fanno molto movimento e si spostano a destra e a sinistra. Abbiamo visto invece Barcellona, come dicevo prima, con Marcos e Carrasco che sono due punte che si spostano su tutto l'arco d'attacco e Maradona anche lui libero di muoversi, fanno molto più movimento gli spagnoli mentre mi sembra più ordinati e equilibrato il gioco da parte della Borussia Dortmund. Nella retrovie il Barcellona gioca a zona però con il libero fisso di dietro, non il libero in linea, effettua molto spesso la tattica del fuorigioco. Si rialza Erdal Keser, 22enne attaccante del Borussia di Dortmund, è un giocatore che è nato in Turchia, poi si è naturalizzato tedesco, è uno delle giovani punte emergenti nel campionato tedesco. Intanto c'è un'entrata di Alessanco che risolve una situazione difficile e Valz si impossessa della palla a centrocampo, cercando lo scambio con Keser che sembra dopo l'incidente essere rinato per un magico unguento che viene usato dai masseggiatori, giocatori che sembrano morto dopo 3 secondi scattano più di prima ed ecco ora in azione Sanchez che scambia con Schuster, da questi a Carrasco, poi Schuster lo attacca e gli toglie la palla ma c'è il fallo del difensore tedesco fischiato dal signor Martinez che dirige l'incontro, lo batte la punizione lo stesso Schuster e Maradona che va a raccogliere la palla, il lancio è su Julio Alberto ma Huber è molto bravo a intuire la traiettoria, poi Rusman sta per combinare un pasticcio, Carrasco per approfittarne, fortunatamente per i tedeschi la palla finisce fra le braccia di Immel. Un attacco tedesco ora sviluppato da Zorc, proseguito sulla sinistra da Valz, attende il piazzamento dei compagni, poi fa partire un lungo lancio sul quale interviene Alessanco, recupera però Tegenhagen,
Zorc, Tegenhagen, Keser. Va al tiro Keser, ma caccia alto sopra la traversa. Molto buona combinazione dei tedeschi. Abbiamo visto che hanno effettuato due scambi di seguito e poi la palla è stata calciata, purtroppo il terreno, come dicevamo prima, non è dei più felici nella zona centrale del campo e quindi probabilmente la palla è rimbalzata male e il tiro è finito alto. Comunque buona la combinazione dei tedeschi, soprattutto la condizione fisica che dimostra la squadra di Dortmund fino a questo momento. Mi sembrano più rapide, più veloci e una maggior caparbietà da parte loro. Schuster in possesso di palla, scambia con Migheli che tocca l'indietro per Alessanco, da Alessanco ancora Schuster, il passaggio filtrante intercettato da Keser che cerca di lanciare sulla destra Klotz, va a chiudere Alessanco ma commette fallo e c'è il calcio di posizione concesso dal signor Martinez in favore del Borussia. Era terminato a terra Bernd Klotz, centravanti della formazione tedesca, un giocatore che ha vestito due volte la maglia della nazionale B tedesca, e ora il capitano Lothar Huber, 31 anni, che batte il calcio di punizione in favore del Borussia, mentre siamo giunti al 18° del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Tenta l'incornata molto bene Keser, ma manda fuori. Volevo far notare come tutti i calciatori tedeschi, soprattutto i terzini, hanno preso l'abitudine di Kaltz, il grande terzino dell'Amburgo, nel calciare le palle molto forti ad effetto. Avete visto la palla è stata calciata da Huber nella stessa maniera di Kaltz, è un sistema molto difficile da effettuare, ma è molto pericoloso, soprattutto per le difese avversarie, perché non permette di calcolare bene la traiettoria iniziale. Quindi favorisce gli attaccanti che, se riescono a incornare, si trovano il pallone che gira verso loro e quindi ha maggior potenza e è difficile per il portiere poter parare. Mi pare di sentire un po' di malcontento da parte del pubblico, Cappello. Il Barcellona pare risentire dello sforzo effettuato il giorno prima nella semifinale. Certamente, il Barcellona è la seconda partita, la terza questa che gioca, non è in grandi condizioni, è in periodo di preparazione, mentre, come dicevi tu prima, il Borussia ha già giocato alcune partite, sta per iniziare il campionato e quindi è in miglior condizione fisica, e questo in un terreno del genere si sente sicuramente. C'è un'altra cosa da notare, soprattutto quando è in possesso di palla in difesa il Barcellona, i tedeschi non li vanno a aggredire nella loro metà campo ma li aspettano e quindi trovano maggior difficoltà a servire le punte, a servire gli attaccanti. Molto bello questo passaggio di Tegenhagen. Tegenhagen, scambio. Poi Keser va al tiro, c'è la respinta da parte di Esteban e il recupero difficoltoso della difesa del Barcellona. Poi l'aggancio di Schuster sul quale va Valz, scatta Valz e riesce Schuster a dare indietro a Urruti. Comunque un altro pericolo portato dai tedeschi alla porta del Barcellona. I tedeschi confermano la loro condizione fisica e soprattutto, come dicevo prima, non vanno a aggredire il Barcellona per non crearsi degli spazi alle proprie spalle, ma creano gli spazi per le proprie punte, per questo Klotz e Weser, che sono giocatori veloci, rapidi, che si spostano molto bene su tutto l'arco dell'attacco. Avete visto un tentativo del terzino Koch, un giocatore di 26 anni che ama spingersi spesso sulle fasce e far partire i cross. Anche lui ha vestito due volte la maglia della nazionale B tedesca, mentre intanto Raducanu ha battuto il calcio d'angolo ed è il gol di Rusvan, il gigantesco stopper sul calcio d'angolo di Raducanu mette nel sacco, 1-0 per il Borussia di Dortmund. Ecco, anche Raducanu ha calciato da sinistra un pallone ad effetto tagliato molto veloce, molto rapido, che ha messo in difficoltà la retroguardia spagnola. Comunque fino a questo momento il Borussia Dortmund merita il vantaggio, ha una migliore condizione fisica, ha fatto vedere qualche cosa di più, ha tirato in porta, mentre il Barcellona, batte Barcellona, c'è solamente stato un tiro da parte di Maradona. Molto buona quindi la prova fino a questo momento del Borussia. È in azione ora il Barcellona con Carrasco, vediamo la reazione dei Blu Granata, un lancio di Victor per Esteban.
un appoggio per Julio Alberto, attaccato a Huber che gli rimpalla, ancora Julio Alberto, lottano i due, fa partire cross, Maradona non riesce a agganciare, scatto di Tegenhagen, recupero di Victor Schuster, Schuster in mezzo all'area, cerca di andarsene, tocco per Julio Alberto, molto bello, parte il cross, veemente la reazione dei catalani, Carrasco in lotta con Waltz, ancora Carrasco, cerca il cross, entra in area, ha davanti a sé Rose, lo supera, fa partire il pallonetto, c'è la deviazione di Rusman in calcio d'angolo, bella reazione dei barcellonesi. Abbiamo visto una cosa molto bella da parte di Schuster, era aggredito dall'avversario, ha dato un colpo di tacco a favore di Julio Alberto che ha rimesso dall'altra parte, il cross era lungo, ha messo in difficoltà Carrasco che è uscito dopo aver dribblato tre giocatori a effettuare un cross che è stato intercettato da un difensore del Borussia, ma molto buona l'azione in generale da parte sia di Carrasco che da parte di Schuster. Difende un bel pallone Raducanu che però viene fermato da Alessandro. Maradona, lo scatto di Maradona converge verso il centro, fa partire il passaggio filtrante stupendo per Schuster che riesce a tirare, ma è Rusman che chiude il varco, grande azione ancora del Barcellona. Grande Barcellona e grande Maradona. Quando è in possesso di palla la partita non è mai finita, bisogna sempre stare attenti, può arrivare dove meno si pensa, avete visto, ha dribbato due avversari e poi ha servito un pallone filtrante magnifico per Schuster che ha tirato purtroppo sopra la traversa. È il giovane Ralph Lose, 20 anni, difensore della formazione del Dortmund che ha rilanciato la sua squadra in avanti, poi Raducanu, sempre molto vivo e nella posizione di fulcro del gioco del Borussia, ricordiamo che Raducanu è un giocatore di 28 anni che comunque ha vestito 26 volte la maglia della nazionale bulgara. C'è intanto un tiro cross di Huber che termina fra le braccia di Urruti e poi c'è Victor che imposta per il Barcellona. Sono trascorsi 24 minuti nel primo tempo della finale del torneo Johan Gamper che si disputa al Nou Camp di Barcellona e il Borussia di Dortmund è in vantaggio per 1-0 con un bel gol di Rusman al 21esimo. Ora tenta la replica il Barcellona con Julio Alberto. Ha davanti a sé Zor che lo supera, limite dell'area, passaggio filtrante per Schuster. Cerca un dialogo difficile con Maradona e ancora Rusman a fermare l'azione, poi il recupero di Victor, pallonetto filtrante e ancora Rusman a svettare, a liberare, la palla finisce a Carrasco. Tenta un colpo di tacco su Sanchez, ne approfitta Zorc che si libera di Carrasco e poi tenta un lancio sulla sinistra per Raducanu, la palla finisce in pallone laterale, la rimessa in gioco del capitano Sanchez, il recupero di Victor fermato a centrocampo da Zorc, ancora Sanchez, l'apertura per Julio Alberto, il passaggio in avanti per Maradona che si destreggia attaccato da Huber, commette fallo Huber, il decreto del calcio di punizione del signor Martinez. Maradona fa un po' di teatro, poi fa partire un passaggio filtrante un po' troppo lungo per Julio Alberto che comunque va a recuperare la palla con un guizzo notevole, l'arbitro però è dell'avviso che si tratti, vediamo se di calcio d'angolo o di punizione, si tratta di punizione, ha rilevato una spinta di Huber a Julio Alberto ed è lo stesso Julio Alberto che batte la punizione. Anche lui calcerà ad effetto, molto rapido, salvate. Sì. C'è una respinta di Koch, un recupero di Schuster che cambia gioco dalla porta opposta per Victor, indietro a Maradona. Lo attacca Klopp, vedete il centravanti, poi anche Koch, Maradona cerca di superarlo e Koch è costretto al calcio d'angolo per fermare la folata offensiva dell'attaccante argentino. Angolo in favore del Barcellona, mentre sono 26 minuti di gioco nel primo tempo, il Borussia di Dortmund è sempre in vantaggio per 1-0, il gol di Rusman al 21esimo, Carrasco batte il calcio d'angolo in favore del Barcellona. Il colpo di testa questa volta è di Koch, ancora Carrasco, il nuovo cross, Huber, Klotz, Zorc, Raducanu fermato da Carrasco, recupero di Sanchez, Victor,
ancora Zorc, ma Maradona riesce a vincere l'impallo, pallonetto filtrante per Esteban in lotta con Rusma, spinge Esteban e c'è il calcio di punizione in favore del Borussia, comunque ancora un pallonetto molto bello di Maradona. Bellissimo è stato il suo lancio, aveva visto che Esteban era scattato, è riuscito a dare una palla filtrante pericolosa, è stato bravo Rusman a chiudere, comunque favorito anche dal terreno su cui la palla è scivolata e si è allungata. Schuster in possesso di palla, l'appoggio per Maradona, il passaggio filtrante per Marcos, questa volta è troppo lungo e l'azione finisce sul fondo. Direi che è abbastanza inconsueta questa tattica adottata, per la verità, intelligentemente da Menotti, con due difensori puri come Sanchez e Migueli, un libero Alessanco che non viene in avanti e un centrocampo invece fittissimo con Julio Alberto, Esteban, Schuster, Victor e Maradona quasi che fa da punta centrale di questo pentagono con Marcos e Carrasco alle ali. Giocatori tutti molto bravi tecnicamente, che quando entrano in possesso di palla sono pericolosi e soprattutto hanno questo genio che è Maradona, che inventa in qualsiasi momento. Maradona in possesso di palla, il tocco è per Esteban che non riesce a sfruttare l'occasione, poi c'è un contropiede da parte del Borussia. Si fa togliere stupidamente la palla Chiesa, pensava che l'arbitro avesse fischiato il fallo, mentre l'arbitro faceva cenni, si sbracciava per la norma del vantaggio che lui probabilmente non aveva capito, o forse nella grande confusione dello stadio non aveva sentito. Grande ancora palla data da Maradona sulla sinistra per Marcos, che è stato anticipato di un soffio da un difensore, poi esce dall'area Cocca con la palla al piede, ecco, tenta un dialogo con Raducanu che fugge sulla sinistra. Raducanu è un tornante destro che però sta giocando da tutta la partita in pratica sulla sinistra. Ancora Raducanu scambia con Cocca, il recupero da parte di Victor che serve Schuster, l'appoggio in avanti è per Marcos che scatta bene, lo insegue Loos, Marcos riesce a vincere il duello ma Loos poi ha un buon recupero e dà a Cocca Zorc a centrocampo fronteggiato da Esteban, attende il piazzamento dei compagni, poi fa partire Tegenhagen, fermato dall'intervento di Julio Alberto, la palla finisce a Klotz e c'è il calcio di punizione per il fallo di Carrasco su Tegenhagen. Ecco inquadrato il biondo centrocampista della formazione del Borussia, 30 anni, 3 volte nazionale A. Un lancio sulla sinistra per Koch, Raducanu, il diagonale di Raducanu per la testa di Tegenhagen, fermato da Alessanco, poi Esteban si destreggia ai limiti dell'area e serve di precisione Julio Alberto. Lo scambio è con Carrasco che ora vedete è spostato a sinistra, sbaglia il lancio su Schuster che però recupera, la palla ancora Julio Alberto attaccato da Tegenhagen, tocco all'indietro per Migueli che da Esteban, da questi ad Alessanco. Vedete come tutto il Borussia Dortmund sia richiuso nella propria metà campo, crea lo spazio per le proprie punte e per il Barcellona è difficile penetrarvi, sono mente con delle palle come queste che vedete inventate da Maradona o qualche volta da Schuster. Un'entrata di Rusman che ha fermato l'azione del Barcellona, poi c'è Raducanu che imposta sulla sinistra per i tedeschi, scambiando con Valz fermato da Sanchez. Sulla destra viene in avanti Victor, l'appoggio al centro per Maradona, lo attacca Tegenhagen, ancora Maradona, Esteban, Julio Alberto. Il colpo di testa molto bello da parte di Carrasco sul lancio di Julio Alberto, la parata di Himmel. Molto bella la parata di Himmel sul colpo di testa di Carrasco che aveva effettuato in girata una deviazione difficile su un bellissimo cross da parte di questo Julio Alberto che si sta mettendo veramente in mostra in questo torneo, un giocatore interessantissimo.
giocatore veloce, rapido, gioca sempre sulla fascia sinistra ed è veramente pericoloso quando viene avanti. Bello il suo cross, ma altrettanto bella la girata di Carrasco, che sebbene pressato da un avversario è riuscito a deviare verso la porta di Immel, che da par suo ha respinto. Questo Carrasco era la grande speranza del calcio spagnolo, ha avuto un paio di stagioni non molto belle, poi si è sposato e da allora il suo è stato un crescendo continuo fino a raggiungere la maglia di titolare nella nazionale spagnola e ora essere una star del Barcellona. In azione ora Raducanu, fermato da Migueli, la palla è raccolta da Kloss, ancora Raducanu, evita l'intervento di Schuster, poi serve Kaiser, che è stato colto in fuorigioco dal signor Martinez, che dirige l'incontro. Stanno discutendo fra di loro i giocatori spagnoli, probabilmente non sono d'accordo sulla posizione che stanno tenendo in campo. C'era Victor che stava riprendendo il proprio compagno Esteban. Vedete, sono leggermente in difficoltà, i tedeschi sono piazzati molto bene e questo, essendo la condizione Barcellona ancora approssimativa, rende tutto difficile per loro qualsiasi giocata. Viene in avanti intanto il Borussia con un'azione di Valls, fermato fallosamente nella tre quarti campo catalana da Sanchez. Stretta di mano per i due giocatori, mentre il signor Martinez ripete il calcio di punizione in favore del Borussia, lo batte Raducanu, mentre siamo giunti al 35esimo del primo tempo con il Borussia di Dortmund in vantaggio per 1-0 nei confronti del Real Madrid nella finale del torneo Johan Gamper che si disputa al Nou Camp di Barcellona. L'azione tedesca si è conclusa con un nulla di fatto sul fondo e c'è un Ruti, il portiere basco del Barcellona, che serve Schuster, viene avanti Schuster, che devo dire, Fabio, trovo molto disciplinato nel Barcellona. Sta facendo il regista della squadra. Ecco, Schuster ancora, bellissima la sua azione. Invece nella formazione diretta da Derval, nella formazione tedesca dei primi tempi, era piuttosto un cavallone matto che correva per tutto il campo. Faceva il mediano, faceva il cursore, sulla fascia destra soprattutto, invece il Barcellona fa il regista classico. Tanto Maradona e Rusman hanno avuto uno scontro e viene decretato un calcio di punizione fuori del Barcellona, lo batte Julio Alberto. Di testa è stato di Victor, nulla di fatto, Rusman protegge Immel che si impossessa della palla. Con le mani per Zorc, che torna spesso a coprire la sua difesa, poi si vede nei pressi Maradona, si spaventa e dà indietro al proprio portiere. Borussia di Dortmund è una squadra che abbastanza quotata nel calcio tedesco, ha vinto 3 scudetti, una Coppa delle Coppe, battendo in finale addirittura il Liverpool nel 66 per 2-1 e una Coppa di Germania. Quest'anno non giocherà le coppe europee e ha avuto un inizio di campionato non molto felice, con un pareggio esterno alla prima partita, una sconfitta successivamente in casa d'opera dell'Hamburgo che gli ha rifilato un 2-1, doppiato poi la settimana successiva da un secco 4-1 nella prima partita di Coppa di Germania. Quindi un paio di batoste molto pesanti hanno ricevuto i gialli del Borussia dai campioni in carica dell'Hamburgo. Scende ora la squadra del Borussia sulla sinistra con Klotz, ha servito Raducanu. Raducanu in lotta con con Victor, serve Tenhagen, il tocco all'indietro e per l'avanzante Huber c'è il recupero da parte di Victor con la collaborazione di Esteban e la palla che finisce fra le braccia di Urruti. Fischia il pubblico spazientito che vorrebbe vedere sempre un grandissimo Barcellona, ma evidentemente la squadra di Luis Menotti sta sentendo lo sforzo enorme sostenuto nella partita di ieri su
su un terreno veramente difficile con un diluvio che ha tempestato Barcellona, e la squadra è ancora alle prime partite dall'inizio di stagione, probabilmente non ha ancora nelle gambe 90 minuti tirati in quel modo. Tanto Alessanco interviene su un'azione del Borussia, lancia Marcos che appoggia Schuster, il passaggio filtrante per Carrasco intercettato da Rusman che lancia sulla sinistra per Koch, da Koch a Raducanu, Huber sbaglia il passaggio indietro, cerca di impossessarsi della palla Carrasco, ma Huber riesce a recuperare e a dare a Immel. 7 minuti al termine del primo tempo, sempre in vantaggio Borussia per 1-0, gol di Rusman al 21esimo. Raducanu e Waltz, ancora Raducanu, servito Waltz, anzi è Lose che ha imbastito una bella azione sulla sinistra, ma poi è stato fermato dalla difesa catalana che ora ripropone con Victor un tema sulla destra, viene fischiato il fallo laterale e c'è la rimessa in gioco per il Borussia. Abbiamo visto che il Borussia è il padrone del campo, l'azione di Lose è stata un'imbastazione, è entrato con palla al piede per 40 metri con una certa facilità, ha sbagliato solamente l'ultimo passaggio. Tanto Maradona semina un po' di avversari, ma poi non riesce a superare anche Koch che ha dato a Valz, Valz in avanti verso Klotz. Klotz è un centravanti che torna spesso a cercare la palla, poi c'è l'intervento di Alessanco che anticipa Koch e Raducanu, ma la palla finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco è affidata a Koch, eccolo, Raducanu, ancora Koch attaccato da Schuster, Raducanu attaccato da Migheli e c'è il fallo laterale, anzi il calcio di punizione, vediamo, per l'entrata in gioco pericoloso da parte di Migheli. Lo batte Raducanu, servito Klotz che si libera bene ma viene esteso da Sanchez che si era visto superato. Quando 5 minuti al termine del primo tempo. Quando si trovano vicino all'area del rigore i difensori spagnoli non fanno complimenti, se vengono superati preferiscono atterrare l'avversario, e abbiamo visto in questa occasione Sanchez mantenere fede a questa regola. José Vicente Sanchez ha 26 anni, è nativo di Barcellona, ha vestito 11 volte la maglia della nazionale ed è il capitano della squadra catalana. Vediamo sulla palla intanto Marcos che attende il ripristino delle operazioni. Hanno chiesto la barriera, devono aspettare il fischio del signor Martinez. Abbiamo Tenagene e Raducanu che batte con un pallonetto molto bello una spanna sopra la traversa, molto simile a quello calciato da Schuster nel primo tempo da parte del Barcellona. Raducanu cercato anche lui il pallonetto, ma anche in questa occasione mi sembrava che Urruti fosse sulla traiettoria della palla, era un po' lontano, quindi il pallonetto ci metteva un po' di tempo ad arrivare alla porta e questo permette normalmente al portiere di intercettarlo. Comunque buona intenzione da parte di Raducanu, anche se l'esecuzione è stata un po' sfortunata. Alessanco in possesso di palla, fischia il pubblico catalano mentre Victor serve sulla sinistra Julio Alberto. Lo scambio è stato con Marcos, ancora Julio Alberto, salta Tenage ma chiude bene il varco un difensore del Borussia, mi sembrava Luse, e c'è il calcio d'angolo in favore del Barcellona. Il Barcellona crea lo spazio sulla sinistra per permettere l'inserimento di questo Julio Alberto che è veramente valido, veramente pericoloso quando si proietta in avanti e porta Marcos a giocare nella zona centrale. Carrasco batte il calcio d'angolo, il colpo di testa di Maradona, la respinta è di Tenagher, il tiro di Schuster respinto ancora dalla difesa del Borussia che lo tenta il contropiede con Klotz. Klotz sbaglia il lancio su Koch che si era portato in avanti e poi commette fallo ai danni di Sanchez e c'è il calcio di punizione in favore del Barcellona. Vorrei far notare un'altra cosa ai telespettatori.
Il tecnico del Barcellona, Luis Menotti, ha sempre criticato il nostro gioco con il libero e soprattutto parlava di, quando giocava con Passarella, di giocare a zona. Invece vedo che in questa squadra gioca con Alexanco, fisso libero, ecco l'azione della palla, Maradona. Maradona segna. Rete di Maradona, molto bella l'azione, c'è stato un fuori gioco. Annulla. Per fuori gioco. Avete visto con quale fedezza Maradona ha ricevuto la palla, ha controllato e ha calciato in porta. Protesta Maradona, pensava di non essere in fuorigioco. Siamo trovati probabilmente giocando in Spagna, il fuorigioco era nettissimo perché normalmente i giocatori e le squadre che giocano in casa sono leggermente favoriti, e in questo caso mi sembra ingiusta le proteste di Maradona verso il direttore di gara. Dicevo della posizione di Alexanco, possiamo osservare che gioca sia a zona il Barcellona con i tre giocatori, lo stop centrale e due terzini, ma mantiene il libero fisso di dietro. Quindi anche il signor Menotti, che ha sempre criticato il gioco italiano, rinunciatario, il gioco difensivo, si è ben assicurato, non avendo un Passarella con cui poter giocare, si è assicurato una certa copertura, una certa sicurezza. Intanto Sanchez è in lotta con Raducanu. Molto ben dotato questo bulgaro, che avevamo già ammirato nella scorsa stagione quando Tele Monte Carlo ha trasmesso la partita di Coppa tra il Borussia di Dortmund e il Glasgow di Rangers. Intanto Carrasco imbastisce un'azione proprio sul filo del palo laterale e termina in lotta con Coppe, con palla che viene a finire in fallo laterale e rimessa in gioco, concessa al Borussia. Vedete le tribune dello stadio Nou Camp di Barcellona, che sono gremitissime. È uno stadio meraviglioso, con oltre 60.000 posti a sedere, tutti con poltroncine numerate. Questo favorisce l'afflusso e il deflusso da parte del pubblico, che nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, riempie lo stadio e poi lo svuota. Ci sono moltissime entrate poi che favoriscono l'entrata e l'uscita degli spettatori. Questo perché è uno stadio costruito con criteri veramente moderni ed efficienti. Anche gli spogliatoi sono veramente qualcosa di incredibile, spaziosissimi, c'è una piscina all'interno per i giocatori dopo la partita se vogliono rilassarsi, c'è una palestra per il riscaldamento, tutto insomma è fatto con una certa cognizione, una certa abbondanza. E diciamo che è di proprietà del Barcellona questo impianto meraviglioso, che è secondo del mondo per capienza. Intanto c'è un tiro di Esteban che era verso Schuster, il recupero di Marcos, il Barcellona vicinissimo al pareggio e poi Marcos però porta la palla in fallo laterale. Ha avuto paura Schuster col piede di testa, forse non ci arrivava, ha fatto finta di colpire, ma questo non ha ingannato il portiere Immel, che è riuscito a intercettare il pallone. Era stata molto buona l'azione di Esteban e buono il servizio per Schuster. Intanto il signor Franco Martínez Sangel, che dirige l'incontro, decreta la fine del primo tempo. Borussia in vantaggio per 1-0, gol di Rusma al 21esimo nella finale della 18esima edizione del torneo Johan Gamper, che si disputa al Nou Camp di Barcellona. Ed eccoci signore e signore con le immagini al secondo tempo della finale del torneo Johan Gamper di Barcellona, che vede di fronte il Barcellona di Diego Armando Maradona e i tedeschi del Borussia di Dortmund. I primi 45 minuti si sono conclusi in vantaggio per i tedeschi con un gol di Rusman al 21esimo. Vedremo ora se il Barcellona riuscirà a rimontare lo svantaggio. Vediamo intanto che viene annunciata la sostituzione di Esteban, un centrocampista, con Chini, un centravanti classico. E quindi lui, Cesar Menotti, l'allenatore argentino della squadra catalana, cerca di dare maggior penetrazione e vigore a un attacco che è apparso piuttosto spento in questi primi 45 minuti. Vedete Chini con il numero 15, Enrique Castro Chini, 33 anni, grande goleador per tre delle quattro ultime stagioni del campionato spagnolo e ha firmato recentemente un contratto di un anno col Barcellona per contribuire con i suoi gol ai successi della squadra catalana, che tutti danno favorita in Spagna sia in campionato che in Coppa di Spagna. C'è intanto però un'azione del Borussia
con il terzino Koch che viaggia, entra in area, fa partire il passaggio filtrante e c'è una entrata in tackle scivolato da parte di Migheri che va a tamponare una difficile situazione. Aveva cercato di effettuare il fuorigioco la squadra catalana, però Koch era partito regolarmente, era giunto sul fondo e ha cercato di servire Klotz al centro, ma non vi è riuscito per l'intervento di Alessanco. È Raducanu che ha battuto il calcio d'angolo, il colpo di testa di Alessanco, il recupero da parte di Tenhagen che va al tiro, è grande parata di Urruti che devia in calcio d'angolo, grossa occasione per il Borussia al primo minuto di gioco. È stato molto bello il tiro di Tenhagen, stava cadendo, la palla si era un po' allungata e mentre scivolava ha calciato di interno collo sinistro e prontissima la parata di Urruti che è volato all'incrocio dei pali per deviare di mano destra al di sopra della traversa. Raducanu ha battuto il calcio d'angolo e para Urruti che si è dimostrato in questa occasione molto pronto all'intervento ed è Chini che tocca sul primo pallone lanciando Maradona. Maradona in possesso di palla, ha di fronte a sé Marcos ma preferisce mantenere la palla e converge, poi gliel'appoggia delicatamente. Marcos fa partire il cross, c'è il colpo di testa di Lose e il recupero di Koch. In possesso però della palla Sanchez, la tocca al centro per Carrasco, da Carrasco verso Maradona, anzi Marcos che ha tentato il passaggio al compagno ma c'è l'intervento della difesa del Borussia e la palla finisce in pallone laterale rimessa in gioco di Julio Alberto. Vito Maradona, lo fronteggia Rusman che gli toglie la palla, sbaglia però il passaggio e manda in palo laterale, la rimessa in gioco di Esteban. Julio Alberto, ancora un'entrata di Lose, il recupero di Carrasco, Schuster, Victor Carrasco ancora, anzi Migheli, Julio Alberto che evita l'intervento falloso di Zorc, Victor cerca lo scambio con Chini, colpo di testa di Chini, Julio Alberto, recupero di Rusman, Sanchez, tutto il Barcellona proiettato nella metà campo del Borussia, Marcos fermato dall'intervento di Koch, il recupero di Valls. Vedete che Barcellona è proiettato in avanti, è sbilanciato sicuramente, gioca con Chini centravanti, Carrasco e Marcos, sono due punti. Bellissimo il tacco di Barcellona, di Maradona. E bello il colpo, il tiro di Marcos, bella occasione anche per il Barcellona al terzo minuto. Delizioso il colpo di tacco a smarcare Marcos da parte di Maradona e buona la sua conclusione. Direi che il Barcellona è sbilanciato in avanti, quindi coraggioso l'allenatore Menotti, rischia di più per poter raggiungere quel risultato che fino a questo momento gli dà torto. È uscito quindi Esteban all'inizio della ripresa, Esteban con il numero 5 centrocampista ed è entrato Chini che è centravanti, Maradona è stato leggermente arretrato, mentre anche Schuster ha arretrato un po' la sua posizione probabilmente per coprire il buco lasciato da Esteban. Intanto è rimasto a terra un giocatore del Barcellona, vediamo di chi si tratta. È una tattica rischiosa da parte del tecnico del Barcellona, soprattutto perché i tedeschi sembrano in miglior condizione fisica, sono più freschi e quindi avendo maggior spazio potrebbero essere pericolosi. Comunque vedremo nel proseguo dell'incontro se avrà avuto ragione il tecnico catalano oppure. E intanto Chini, il giocatore che era rimasto a terra, esce a farsi massaggiare, ha ricevuto una botta alla schiena. Sfortunato Chini, nel primo contatto con l'avversario si è infortunato. Carrasco, mentre Barcellona gioca momentaneamente in 10, un recupero di Julio Alberto, un tocco all'indietro per Alessanco, Schuster verso Marcos, lo anticipa Koch che mette in calcio d'angolo. Angolo per il Barcellona, mentre l'applauso è per Chini che rientra in campo.
5 minuti nella ripresa, finale del torneo Johan Camper, Barcellona sotto di un gol con il Borussia Dortmund. Il gol di Rusman al 21esimo del primo tempo. L'inizio della ripresa è tutto di marca blu granata, con il Barcellona proteso all'attacco, Schuster che batte il calcio d'angolo, il colpo di testa di Rusman, il tentativo di Carrasco fermato da un intervento di Klotz, poi Sanchez per Uri Alberto. L'apertura sulla sinistra per Maradona che scambia con Marcos, il passaggio di ritorno è sbagliato, la palla finisce in fallo laterale. Il portiere Immel scambia con Rusman. Il lancio di Rusman sulla destra per Uber, ferma l'azione Migueli, scatta Uri Alberto, Maradona, Marcos, entra in area Marcos ma non riesce poi a concludere l'azione per l'intervento ancora di Tegenhagen che controlla Uri Alberto ma porta la palla in calcio d'angolo. Angolo per il Barcellona con Schuster. Veramente pericoloso questo Uri Alberto quando scende a velocità, rapidità e porta dello scompiglio. Il colpo di testa è stato di Tegenhagen. Poi Rusman che svirgola la palla, riprende Chini al volo ma caccia altro sopra la traversa. Non è una palla facile da colpire, comunque quando scende così verticalmente la palla è difficile da colpire esattamente e Chini, sebbene sia un grande giocatore, non è riuscito a tenere bassa la palla e è finita questa sopra la traversa. Ricordiamo che Chini ha vestito 35 volte la maglia della nazionale spagnola, eccolo in possesso di palla a scambiare con Marcos che tenta il lancio su Schuster, Maradona per Schuster ma ancora Rusman va a chiudere il varco, poi c'è Marcos che non aggancia, non riesce a mantenere in campo la palla che però era stata toccata per ultimo da Rusman ed è calcio d'angolo. Si gioca nella metà campo del Borussia da qualche minuto, il Barcellona spinto dal suo pubblico cerca il recupero, ecco Schuster, ancora Victor, l'intervento è ancora di Rusman, anzi è Chini in possesso di palla, azioni un po' confuse sulla sinistra con ora un fallo fischiato su Uri Alberto, Marcos, scusate Carrasco, scambia con Maradona, ancora Carrasco, limite dell'area, fa partire il cross, lo contra bene Uber che mette in calcio d'angolo. È un assedio incredibile, interminabile di calcio d'angolo. È un assedio nell'area del Borussia Dortmund che fino a questo momento non ha sortito effetto alcuno. Carrasco, il colpo di testa mancato da Rusman, il tacco di Raducanu, la fuga sulla sinistra da parte di Koch, un terzino dalle falcate possenti che vince un duello con Sanchez e prosegue nella sua azione, interrotta però da un tackle scivolato molto preciso di Migueli che mette in fallo laterale. 9 minuti nella ripresa, sempre il Borussia Dortmund in vantaggio 1-0 con il Barcellona nella finale del torneo Johan Camper. Sulla palla vediamo Raducanu che sta per rimettere la palla in gioco. Koch al centro per Klotz, l'apertura sulla destra per Uber. Viene davanti il capitano del Borussia e c'è una entrata decisa di Carrasco che sventa la minaccia portata dai tedeschi. Molto buono il recupero di Carrasco perché altrimenti Krook avrebbe potuto facilmente crossare e mettere la palla al centro, da quella posizione è pericoloso per le difese. Mi sembra che Carrasco sia stato un pochino arretrato e Marcos giochi più sulla destra per permettere gli inserimenti di Uri Alberto sulla sinistra. Uber ha battuto il calcio d'angolo al volo, molto bene Rusman, ancora lui con palla che termina a mezzo metro a sinistra di Urruti, bella azione del Borussia al decimo. Molto buono il calcio di Rusman, la palla scendeva, era difficile da calciare, da girare, ha cercato di mandarla verso la porta e il massimo è riuscito a mandarla verso il primo palo, quindi buona la prova in questo momento di Rusman.
Raducanu servito da Huber, salta Migheli, salta anche Schuster, non riesce a saltare Victor che comunque gli allunga la palla in calcio d'angolo. Direi che questo Raducanu è un giocatore di fantasia, un giocatore che si muove su tutto l'arco dell'attacco, anche a centrocampo, vediamo correre continuamente, un giocatore rumeno che ha le caratteristiche di tutti i giocatori rumeni che sono fantasiosi, sono dei giocatori che inventano gioco in qualsiasi momento. In una squadra come il Borussia Dortmund, dove tutti i giocatori sono abbastanza rinari, questo Raducanu si mette chiaramente in evidenza. È rimasto a terra Julio Alberto, che vedete è stato colpito a un ginocchio. L'arbitro signor Franco Martinez Angel sta controllando le condizioni del giocatore, che si rialza. Può vedere come il terreno sia molto morbido, osservate come penetra la scarpa nel terreno, quindi questi terreni tagliano le gambe. Adesso vedremo verso la fine in quali condizioni finiranno la partita i giocatori. Raducanu ha battuto il calcio d'angolo. Il colpo di testa di Alessanco che anticipa Rusman. Carrasco sbaglia l'appoggio, recupera Klotz, tocca sulla destra per Huber, ancora Klotz, Zork, un colpo di testa di Keser, un recupero da parte di Raducanu che serve sulla destra Huber. Entra in area il capitano dei tedeschi, fa partire il pallonetto per Valz che non riesce a agganciare. Contropiede di Marcos. Marcos che ha sposato sulla destra, Huber ha avuto una palla, un'occasione bellissima per poter mettere una palla pericolosa al centro, ha sbagliato a calciare, l'ha fatta troppo alta per la propria punta e quindi è sfumata un'occasione molto favorevole per Borussia Dortmund. Carrasco, dopo aver sbagliato il primo passaggio su Maradona, recupera con il secondo. Maradona serve Victor che salta un tentativo di Lose, poi Alessanco ripropone un tema con Julio Alberto che dà a Carrasco. Victor, il cross al centro, la respinta di Lose, il recupero di Carrasco, lo fronteggia Zork, riesce Huber in qualche modo a respingere il cross e poi la difesa del Borussia ancora con Lose mette in fallo laterale. L'assalto del Barcellona non dà finora frutti, pubblico abbastanza sconcertato sulle tribune, ma d'altra parte bisogna tener conto che è la terza partita ufficiale della stagione della squadra di Menotti. Maradona fa partire il cross e la palla termina sul fondo. Maradona che era pressato da un avversario ha cercato di crossare per poter oltrepassare il piede dell'avversario che pretendeva a intercettare la palla, ha dovuto cercare una parabola molto alta e questa è finita oltre attraverso. Comunque ottima intenzione da parte di Maradona per evitare l'intervento dell'avversario. Un colpo di testa di Migheli sul rilancio di Immel, poi lo scambio dello stesso Migheli con Sanchez, sbagliato, recuperano i tedeschi del Borussia con Klotz. Klotz per Raducanu che vedete non scattava perché si era accorto della trappola del fuorigioco che il Barcellona stava per applicare. Fallo laterale messo in gioco dello stesso Raducanu che ha scambiato con Zork. Ancora Raducanu che si incunea, viene fermato da Sanchez. Sanchez dà a Marcos. Marcos scambia con Maradona. Salta un avversario Maradona, precisamente Lose. Poi è Victor che fa partire un pallonetto, esce Immel e pare. Koch in azione sulla sinistra. Il suo lancio in avanti è verso Lose, fermato da Schuster. Il passaggio filtrante è per Chini che cerca Marcos, lo becca ai limiti dell'area. Marcos ancora per Chini, troppo lungo e palla sul fondo. Buona prestazione del Barcellona, pregevole il passaggio filtrante di Schuster per Chini che aveva servito bene Marcos che purtroppo ha cincischiato un pochino prima di controllare la palla e cercare il tiro verso la porta. Ha cercato un passaggio per Chini, non molto felice. Il rinvio lungo di Immel, il colpo di testa di Migheli che anticipa Keser e poi Julio Alberto. Maradona, Julio Alberto. Metta passaggio filtrante su Maradona, Matteo Hagen se ne avvede, ferma l'azione, Julio Alberto costretto a dare indietro e Klotz si possessa della palla, cerca di fuggire su Migheli, è in vantaggio però Migheli
che anche con un po' di fortuna riesce a intervenire. Poi Alessanco lancia Victor che dà a Schuster. Clot da molta velocità, però Migueli lo ha recuperato. Probabilmente questo Clot è convinto di essere velocissimo perché non era ancora il caso di lanciarsi la palla per dare andare in porta. Urruti intanto esce su Clot, esce dall'area ma poi finisce col portarsi la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà del Borussia di Dortmund, che dopo 15 minuti del secondo tempo è in vantaggio per 1-0 nella finale del torneo Johan Camper di fronte al Barcellona. Prevalenza tattica del Barcellona in questa ripresa, ma le occasioni migliori le ha avute il Borussia, con il primo minuto un tiro di Tenag sventato da Urruti in calcio d'angolo e un'occasione per Rusman al decimo, sempre del secondo tempo appunto. Victor in azione, sbaglia l'appoggio, recupero di Schuster, Maradona, avanza Maradona, cerca il lancio sulla sinistra ma sbaglia anche lui ed è Koch che si impossessa della palla. C'è un recupero di Chini che si è aiutato con una mano e calcio di punizione in favore del Borussia decretato signor Martinez. E Lose in possesso di Panzi, Zork che dà indietro al portiere Immel. Rusman intanto ha servito sulla destra per Huber. Ancora Rusman, tiro di lancio su Zork intercettato da Maradona che ha dato Schuster. Schuster entra in aria, tiro di Schuster e palla che fa la barba al palo di sinistra. Intercettato Maradona, Schuster si è incuneato nella difesa avversaria e di sinistro interno collo ha cercato di sorprendere il portiere Immel alla sua sinistra, ma il pallone è finito sul fondo. Eike Immel, 22enne portiere del Borussia, rimette la palla in gioco. Non è stato finora grandemente impegnato, mentre Alessanco, il libero del Barcellona, serve Julio Alberto. L'appoggio per Carrasco, il cross, Maradona tenta un pallonetto su Lose che non ha bocca ed è Zork che poi libera, cercando di dare a Huber, anticipato da Carrasco, ma c'è un fallo di mano di Julio Alberto. Esattamente, se fosse riuscito il giochetto a Maradona, una palla che arrivava quasi raso terra, aspettare un pallonetto e poi calciare in porta sarebbe stata una cosa da fantascienza. Huber e Raducanu hanno scambiato sulla destra, poi viene servito Rusman, il gigantesco difensore centrale, 32 anni ma è stato uno dei migliori in campo indubbiamente. Ora il Borussia fa un po' di melina trovandosi in vantaggio per 1-0 al 18° della ripresa. Un colpo di testa di Julio Alberto che anticipa Kaiser, la palla è finita in fallo laterale, ma c'è un fallo fischiato al signor Martinez commesso da Kaiser ai danni di Julio Alberto. Lo batte Migueli, ha servito Schuster, l'appoggio è per Victor, poi ancora Migueli, Maradona, passaggio filtrante per Migueli che si impappina, poi c'è il tiro di Carrasco. Era molto bello il passaggio di Maradona, ma Migueli ha pasticciato. Delizioso il passaggio di Maradona di esterno sinistro a scavalcare l'avversario che era venuto incontro. Marco stenta il pallonetto, Schuster al volo e tira fuori addirittura letteralmente dalla propria rete Rusman, un gol sicuro di Schuster al 19°. Si era inserito perfettamente Schuster, aveva colpito bene la palla a scavalcare Immel, ma è arrivato ancora una volta Rusman a salvare una palla che ormai sembrava dentro sulla riga e a respingere. Veramente un'ottima prestazione questa del difensore tedesco che si sta dimostrando una colonna di questa squadra. Sbaglia intanto l'appoggio Victor su Schuster, la palla finisce in fallo laterale. Ha avuto anche un po' sfortuna questa volta il Barcellona, perché Schuster aveva battuto praticamente a botta sicura, mentre intanto Zork cerca il lancio su Klotz, viene fermato ed è Sanchez che si impossessa della palla. Evita il recupero da parte di Kaiser,
e poi Alessanco che apre sulla sinistra per Maradona. Maradona fa viaggiare Julio Alberto, lo fronteggia Tenaghi, Maradona, Schuster, Maradona, cerca il lancio su Marcos ma sbaglia ed è ancora Rusman che tampona la palla e rilancia lungo. Chiesa in lotta con Sanchez, riesce Chiesa a liberarsi bene ma poi viene attaccato da Victor e da Micheli che gli tolgono la palla, Raducanu, ancora Chiesa che lotta sulla palla generosamente, poi Zorc apre sulla destra, stoppa la palla a Valz, attende e riceve Raducanu, ancora per Valz che entra in area, Urruti lo ferma all'ultimo istante, grosso errore del Barcellona e per poco è Klotz che non va in gol. Klotz ha avuto un'occasione favorevolissima per poter chiudere la partita ma ha esagerato, ha voluto dribblare Urruti il quale invece di tuffarsi è rimasto in piedi e invece di sembrare un portiere è più sembrato un libero, uno stopper e lo ha bloccato. E intanto Maradona, stupendo il gol di Maradona sul passaggio di Schuster, un grande gol. È la legge del calcio, si sbaglia il gol da una parte si viene penalizzati dall'altra. Grandissimo gol di Maradona, avete visto, ha stoppato la palla con l'esterno sinistro e ha infilato con un tiro micidiale il portiere Immel all'incrocio del palo. Ancora un gol strepitoso da parte di questo fuoriclasse. E ringraziamo veramente questo giocatore perché ci fa vedere delle cose che raramente si vedono nei campi di calcio. Diciamo che è stato proprio il duo dei fuoriclasse del Barcellona, Schuster di passaggio e Maradona l'esecuzione, a riportare in parità questa partita. Incredibile la rapidità di esecuzione di questo giocatore quando il possesso di palla, quando la riceve, la controlla, la palla non si sposta più di mezzo metro e quindi tira delle bordate micidiali. Che non c'è niente da fare per il portiere, comunque non tira solo forte ma avete visto con quale facilità riesce a pennellare dei passaggi, dei pallonetti e dei palloni filtranti. L'entusiasmo del pubblico del Nou Camp che gremisce lo stadio con 105.000 presenze è ora ritornato ad affiorare. Io penso che valga sempre la pena di vedere una partita dove c'è Maradona che gioca, perché in qualsiasi momento può inventare, può far vedere delle cose che non si vedono effettuare da nessun altro giocatore. Schuster in possesso di palla, e tra l'altro a conferma della tua tesi c'è da dire che l'anno scorso dove il Barcellona giocava fuori casa c'era il tutto esaurito, tutti gli stadi spagnoli registravano record di incassi per vedere le prodezze di questo giocatore che chiamano El Pelusa, cioè il cappellone, per la sua folta criniera. Schuster tocca indietro per Carrasco, il pallonetto verso Maradona, l'intervento di Zorc che mette in calcio d'angolo. Applausi a scena aperta per l'asso argentino. Maradona mi sembra anche in ottime condizioni fisiche, ha corso la prima partita anche questa sera in maniera incredibile. Evidentemente la cura Menotti ha fatto bene. Victor per Carrasco, troppo lungo, palla in palo laterale. 24 minuti di gioco nella ripresa, Borussia Dortmund e Barcellona 1-1 nella finale del torneo Johan Gamper. C'è un fallo sulla destra ai danni di Tenagen, decreta la punizione del signor Franco Martinez che dirige l'incontro, la batte Huber. Abbiamo visto Maradona incitare i propri compagni a dare di più, vuole vincere, un giocatore vincente, non gli piace perdere, ha carattere e i compagni lo seguono non solo per le prodezze ma anche per questa sua generosità in campo. Tenagher in possesso di palla da Lose. Lose cerca il lancio lungo ma sbaglia, c'è il recupero di Sanchez, Maradona non aggancia, ne approfitta Tenagher per dare a Raducanu. Destreggia bene come al solito il bulgaro, poi lancia sulla destra il capitano Huber che ha davanti a sé Julio Alberto, fa partire il cross, esce Urruti e anticipa in qualche maniera Chiesa che stava per battere a rete, una situazione poco chiara, Raducanu e questa volta Alessanco riesce a liberare ma recupera Valz e la palla poi finisce fra le braccia di Urruti mentre è rimasto a terra Chiesa. È uscito bene Urruti di pugno e c'è stato uno scontro fra Chiesa e
Alessanco, che purtroppo in uno scontro veramente fortuito, involontario, ha preso una botta protesa, chiaramente ha fatto scena visto lo stato di salute in questo momento. Era stata buona l'azione da parte del Borussia Dortmund, Huber servito magnificamente da Raducanu, aveva effettuato un buon cross al centro, sul quale però era intervenuto lui. Schuster in possesso di palla. Il lancio in avanti è verso Marcos. L'apertura è per Carrasco. Il lancio per Julio Alberto, che scatta velocissimo a centro e para. Bella comunque questa duetto fra Carrasco e Julio Alberto sulla sinistra. Luis Menotti ha cambiato le posizioni dei due giocatori. Carrasco si è spostato a sinistra e Marcos si è spostato a destra, e chiaramente questo gioco sta dando dei frutti. Chini poi gioca centravanti e impegna quel grosso giocatore che stiamo dando questa sera, che è Rusman. Quindi sembra che Barcellona abbia trovato una migliore posizione tattica in campo rispetto al primo tempo. C'è un calcio di punizione intanto in favore del Borussia, battuto da Huber per Raducanu, che viene attaccato da Maradona ma riesce a mantenere il possesso della palla. Poi tocca per Kaiser, rimpallo favorevole ancora a Raducanu, il lancio ancora in avanti per Zorc, che riesce a inserirsi bene e a calciare minacciando la porta di Urruti al 27esimo. Aveva ragione Klaus prima a lanciarsi la palla quando era lontano, abbiamo visto quale capacità di scatto, di velocità è in possesso, e questo pallone è riuscito a raggiungere e effettuare un pallonetto molto pericoloso sul quale Urruti si è allungato e è riuscito a intercettare. Molto buona l'azione di questo tanto abbiamo visto anche un numero... possesso veramente di una velocità notevole. Abbiamo visto anche un numero di Tenage che ha fermato Schuster con un colpo di tacco veramente di classe in piena area. Victor in possesso di palla. Nessuno è pronto all'appuntamento. Bellissima l'azione di Victor, che ha effettuato un cross molto teso, molto rapido, sul quale purtroppo non è intervenuto nessuno. Avete visto, Maradona non vuole perdere, ha rincorso questa palla e ha mantenuto in campo un pallone che stava uscendo di fondo. Purtroppo i compagni non hanno avuto fiducia nelle sue possibilità e la palla è pervenuta ai tedeschi. Tanto c'è stato un fallo di Victor su Raducanu, c'è il calcio di punizione in favore del Borussia al 28esimo del secondo tempo, con le squadre sull'1-1. Abbiamo visto un paio di giocatori del Barcellona che si stanno scaldando i bordi del campo, ci sembra di notare Urbano e Picchi Alonso, mentre intanto anche la formazione tedesca provvede a una sostituzione, mentre ci viene annunciato che escono Carrasco e vedremo chi. Ecco, Carrasco sostituito da Urbano, e quello di prima era Waltz sostituito da Stork, quindi con il numero 14 vedremo Stork, mentre Maradona tenta un pallonetto e Immel è costretto a un recupero difficile al 28esimo. Aveva intercettato un pallone su un errore degli avversari, si era accorto immediatamente della posizione avanzata del portiere Immel e aveva cercato di realizzare con un pallonetto da notevole distanza. Questo Stork è uno dei nuovi acquisti della squadra del Borussia, dovrebbe essere un centrocampista, lo vedremo giocare con il numero 14. Dunque è uscito Carrasco sostituito da Urbano con il numero 16 ed è entrato Stork numero 14 al posto di Valz numero 8. Prima palla toccata da Urbano, che è un centrocampista, Urbano Ortega, ha 21 anni e viene dall'Espagnol, altra squadra di Barcellona. Marcos e Julio Alberto, il colpo di testa di Ten Hagen, il recupero di Huber, un intervento di Migueli su Klopf, ancora Migueli, Urbano, Migueli, Marcos. L'apertura sulla destra è per Sanchez, l'appoggio su Marcos, attaccato dal nuovo entrato Stork,
l'appoggio al centro per Maradona, passaggio filtrante verso Schuster, bellissimo, poi Victor, Maradona, guardate come evita un avversario, è uno spettacolo quando tocca la palla, il lancio su Schuster, parte il cross ed è bravo Luse a chiudere su Chini, Maradona, tiro ancora, Chini, grande occasione ancora per il Barcellona. Un'azione imbastita da Maradona che aveva intercettato un pallone centrocampo, aveva servito benissimo Schuster che dal fondo aveva crossato, ma Maradona era intervenuto a chiudere l'azione ed è stato bravo il portiere Immel a intercettare il tiro da fuori casse spagnolo. Effettuato tra l'altro quasi con noncuranza. Con noncuranza, sì, lui, per lui tutte le cose, anche le più difficili, vengono naturalmente. E Chini era riuscito a recuperare il pallone che aveva rimesso al centro ancora, però senza esito alcuno. Azione di Koch, che serve Stork, ancora Koch, e dà indietro a Immel. Io vorrei far notare ai telespettatori che questo Maradona ogni volta che fa un passaggio sceglie sempre il più pericoloso per la squadra avversaria e il più pericoloso per la propria. Veramente ogni passaggio che effettua è come una coltellata nella difesa avversaria. Tanto Urbano ha servito Chini che ha dato dietro a Marcos, pronto il tiro, ma c'è il rimpallo della difesa del Borussia, il recupero di Victor, quello di Alessanco per Sanchez. Ancora Victor, attaccato da Klotz e poi da Raducanu, recupero di Sanchez, Alessanco, lo attacca Chiesa che gli toglie la palla, Klotz, sbaglia l'appoggio su Raducanu che si era fermato ma evidentemente c'era un fuorigioco. Allora col 18 vedremo Pichi Alonso e Urbano con il 16, e poi mi pare sia uscito Chiesa, sì. Chiesa entra per Stock. Con numero 16 Urbano, col 18 Pichi Alonso, sono usciti Carrasco e Marcos, le due ali. Azione ora di Victor, Maradona, fermato dall'intervento di Lose. Direi che Chini da quando è entrato non è che abbia ricevuto molti palloni, comunque lui riesce a impegnare Rusman e l'altro difensore centrale e in questo modo permette a giocatori come Carrasco e Giulio Alberto di effettuare quegli inserimenti sulle fasce laterali che prima quando Maradona giocava, ho salvato Maradona, eccezionale ancora Maradona al 33esimo, si è portato avanti la palla con la testa e ha calciato di sinistro subito immediatamente purtroppo addosso al portiere Immel che ha bloccato il tiro del fuoricalcio. È stato argentino. Un aggancio di un tempismo incredibile e la conclusione anche. Direi che i movimenti di Maradona in area di rigore quando passa le palla sono veramente felini, ha questo scatto, questa rapidità nei primi 10 metri che lasciano il giocatore in surplus. Inquadrato Stork, l'appoggio per Raducanu, il servizio in avanti è per Zork, il lancio a cercare Schnaub, ecco il nuovo entrato Schaub, anzi, che scambia con Raducanu, ancora Schaub, un attaccante di 23 anni. Un intervento di Stork, Schuster, Maradona, Chini, ancora per Maradona, lo attacca Zor che commette fallo, calcio di punizione in favore del Barcellona ai limiti dell'area. Certo, se un giocatore come Maradona viene lasciato libero, come è in questa partita, i tedeschi non gli hanno messo nessun marcatore, questo gli permette di fare quello che vuole. Intanto Chini è andato in gol sulla punizione di Maradona e ha portato in vantaggio il Barcellona. Avete visto quale intelligenza, con quale tempismo ha servito Chini, mentre i giocatori tedeschi si apprestavano a formare la barriera, ha visto Chini che scattava, lo ha servito con un preziosissimo pallonetto, questa palla che Chini ha realizzato da grande opportunista, da grande goleador com'è, ancora un'invenzione di Maradona, prima un gol e poi una palla a gol. Dunque il Barcellona con il suo astro Maradona ha capovolto il risultato nel giro di 15 minuti
portandosi prima in pareggio con un gran gol del suo fuoriclasse, che poi ha servito alla perfezione Chini, mettendo in occasione per segnare il gol del vantaggio del Barcellona. Barcellona ora lanciato alla conquista della 18ª edizione del torneo Johan Gamper, uno svizzero che è stato il fondatore del club catalano. Devo dire che questi tornei organizzati nel periodo estivo, prima dei campionati che si giocano in tutte le nazioni europee, sono veramente dei tornei molto belli, organizzati alla perfezione, nel quale il pubblico risponde in maniera strepitosa. Abbiamo visto questa sera 100.000, 105.000 spettatori assistere a questa partita. Ho avuto la fortuna di giocare un torneo a Madrid, e anche allora c'erano 80-90.000 persone a vedere questi incontri, che vengono effettuati fra le squadre più blasonate che ci sono in Europa e anche squadre che vengono dal Sud America. È proprio una tradizione della Spagna, con molti tornei ad altissimo livello. Direi che sono senz'altro i più bei tornei che si giocano nel periodo pre-campionato. Sono molto impegnativi, molto duri, sono tornei ai quali bisogna andare preparati, perché altrimenti non si può avere nessun risultato, perché le squadre che si presentano in questi tornei sono tutte di grandissimo livello. Avete visto intanto che il terzino, il capitano del Borussia, Huber, si è ripreso dall'infortunio. La partita riprende dopo che anche l'arbitro, il signor Franco Martinez Angel, si è rinfrescato, e c'è ora il tentativo da parte del Borussia di riequilibrare le sorti dell'incontro. Borussia che ha sciupato, quando si trovava su 1-0, alcune belle occasioni per chiudere la partita, e ora si trova sotto di un gol. Rusman ha stoppato ancora una volta una palla a centrocampo, è intervenuto Schaub, ma è stato colto in fuorigioco dalla tattica dei catalani, che erano scattati appunto per metterlo in outside. Mi sembra un po' esagerata, comunque, questo mio parere personale, la tattica del fuorigioco effettuata da Barcellona, soprattutto quando il giocatore che è in possesso di palla ha tutta la possibilità di servire, di fare il lancio come preferisce. Chiaramente questi giocatori di punta tedeschi non sono delle volpi, perché cadere tante volte in fuorigioco non mi sembra una cosa molto astuta. Intanto si sta per effettuare un'altra sostituzione, mi sembra che di aver visto il numero 7 Zorc uscire, eccolo, ed entra il numero 17, vediamo di chi si tratta. Dovrebbe essere Ein, un difensore. Probabilmente questi attaccanti tedeschi che vanno a finire molto spesso, ecco Maradona, salviamo Maradona. Ecco Maradona, Maradona ancora, guardate che controllo di palla, è stupendo, stupendo, ancora una volta stupendo Maradona, uno spettacolo, e c'è la respinta di Stork, il recupero di Raducanu, mentre mancano 5 minuti al termine dell'incontro. E c'è ancora una volta Urruti, portiere del Barcellona, che esce dall'area, mentre i suoi compagni hanno applicato l'ennesima volta la tattica del fuorigioco. Questo pendente c'era qualche dubbio, ha protestato il giocatore tedesco, ma volevo dire che probabilmente gli attaccanti tedeschi sono in difficoltà, perché in Germania pochissime squadre effettuano questa tattica, e non essendo abituati, sempre ad essere marcati e rincorsi dagli avversari, questo non avviene mai, e quindi guardano solamente il pallone e non tanto la posizione degli avversari. Intanto devo confermare che è entrato Herbert Ein, 29enne difensore, al posto di Zorc, lo vedremo con il numero 17, mentre Maradona sta per battere un calcio di punizione. Palla molto bella, e c'è Chini che aveva messo dentro, ma il signor Martinez non è di questo avviso. Comunque situazione molto dubbia, perfetto il calcio d'angolo, il calcio di punizione di Maradona, bella l'incornata di Chini. Chini, uomo d'area di rigore, uomo gol, Maradona, uomo assist. Grande palla tagliata ad effetto, velocissima, su quale si è avventato Chini. Ha tirato in porta, Immel è stato fortunato, il pallone gli si è fermato sotto il corpo e non è entrato. Maradona ancora, attaccato da Rosman, tiro di destro. Stupendo, stupendo, un altro spettacolo di Maradona, veramente
direi che ha deliziato il pubblico del Nou Camp di Barcellona. Se l'altro giorno, l'altra sera, Maradona con un campo impossibile aveva capito subito il modo di giocare, dimostrando una grossa intelligenza calcistica, questa sera con un campo un po' più giocabile ci ha deliziato con dei colpi veramente da fuori classe. Un giocatore che merita di essere visto, di essere seguito. Quando uno spettatore ha visto una partita giocata da Maradona è sicuramente contento del prezzo che ha pagato per il biglietto. Intanto Hein ha commesso fallo ai danni di Victor, Julio Alberto. Ha scambiato con Urbano, la palla in fallo laterale è ancora rimessa in gioco da Julio Alberto che da Urbano. Alessanco in avanti per Pichi Alonso, Urbano, e c'è un colpo di testa della difesa del Borussia che poi con Raducanu tenta di riproporre un tema. Un giocatore come Maradona merita di essere lasciato libero, soprattutto per lo spettacolo che può offrire in qualsiasi momento quando è in possesso di palla. Quindi direi che è triste vederlo marcato in maniera ossessiva e non permette di giocare e deliziare gli spettatori e i telespettatori di quelle prodezze di cui solo lui è capace. Naturalmente questa impressione di Capello è l'impressione di un innamorato del calcio, io sono del suo avviso, ma chiaramente se Maradona venisse a giocare in Italia sono convinto che i nostri allenatori gli piazzerebbero un mastino alla Gentile per cercare di non fargli toccare palla. Chiaramente. Viene in avanti Julio Alberto. Alessanco, Schuster, il lancio è fermato da Hein, mancano ormai 30 secondi al termine dell'incontro, il Barcellona sta per conquistare la 18ª edizione del torneo Joan Gamper, un nome su tutti in questa vittoria, Diego Armando Maradona, che ha incitato i compagni, ha voluto a tutti i costi la vittoria, l'ha propiziata con un gran gol, il gol del pareggio al 21esimo della ripresa, dopo che i tedeschi erano passati in vantaggio con Rusman al 21esimo del primo tempo, e ha propiziato il gol della vittoria di Chini, servendolo su calcio di punizione con un pallonetto delizioso che Chini ha trasformato. Al Maradona ha continuato nello suo show, andando ancora vicino al gol, e continua a lottare fino all'ultimo istante, dimostrando di essere un grande campione, di avere grande carattere e di volere a tutti i costi sempre vincere. Il Borussia è stato un buon avversario, ma con un Maradona in più il Barcellona ha conquistato la vittoria. Ed ecco il fischio del signor Franco Martinez. Fabio, un giudizio rapido, ti sei divertito in questa finale? Mi sono divertito moltissimo, ho visto dell'ottimo calcio, ho visto due tipi di calcio, calcio tedesco, fatto di ordine, di agonismo, di forza fisica. Ho visto il calcio spagnolo, fantasia, estro, e questa tattica del fuorigioco continua e ossessiva. E ho visto soprattutto un grandissimo campione che merita di essere visto in qualsiasi momento. Meritato l'abbraccio di Urruti a Maradona, sono stati i due giocatori determinanti. Urruti ha salvato una palla gol su Klotz, che si trovava solo ante lui. Maradona ha inventato un gol e una palla assist per Pini.